Questo problema, classico problema da scrittore. Allora, di nuovo, questo è un pezzo di rame, in ombreggiato è un pezzo di rame, c'è un buco, una caverna, un orifizio, un orifizio come diceva il mio amico, c'è un orifizio e c'è un pezzo di rame appunto con un buco. All'interno del buco c'è una carica di carica positiva di 5 microcoulomb. D'accordo? Allora, facciamo qualche semplice ragionamento. La superficie blu, questa curva blu, rappresenta l'intersezione della superficie di Gauss che racchiuda tutto. Era chiamata la superficie 1, ok? Qual è il flusso del campo elettrico attraverso la superficie blu, la superficie 1? Devo impostare il flusso del campo elettrico attraverso la superficie blu è uguale a 1 su epsilon 0, quant'è epsilon 0, bla 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 bla, 1 su epsilon 0 moltiplicato la carica interna. La carica interna è più 5 microcoulomb, d'accordo? Adesso scegliete un'altra superficie di Gauss, di nuovo, eccola qua, questa rosa, ma questa rosa, questa volta, la superficie è dentro il metallo, adesso è chiaro questo. E vi chiedete qual è il flusso del campo elettrico attraverso questa superficie, la superficie che ho chiamato 2, questa superficie color salmone. Questo è 0. Perché è 0? È 0 perché nel rame, se io vado a calcolare il flusso, il campo elettrico è 0. Perché è 0? Ve l'ho detto poco fa, questo è un problema di elettrostatica. Era la premessa. Elettrostatica, meglio scrivere. Elettrostatica. E quindi, sto cercando di impostare la sveglia, sennò, quindi alle che ora devo metterlo? Alle 10:50. Tutti i punti del materiale, tutti i punti di questo pezzo di rame che è un conduttore, tutti i punti del conduttore hanno lo stesso potenziale elettrostatico. E quindi vuol dire che tutti i punti del rame, avendo lo stesso potenziale elettrostatico, non ci deve essere alcun campo elettrico dentro il rame. Perché se ci fosse un campo elettrico qua, se ci fosse un campo elettrico dentro il rame, avrei una densità di corrente, le cariche si muoverebbero, con altre ipotesi, quindi non ho un campo elettrico. Su questi punti, se io faccio il calcolo del flusso, cosa devo fare del flusso? Devo prendere l'elemento di aria, devo fare le freccine delta A e devo fare il prodotto scalare con un eventuale campo elettrico. Ma non c'è un campo elettrico, quindi il flusso è zero, d'accordo? Quindi cosa dice la legge di Gauss? Se il flusso è zero, vuol dire che la carica racchiusa dalla superficie del salmone è zero. Quindi evidentemente ci deve essere un'altra carica oltre a quello che io ho messo. È apparsa un'altra carica. Io ho messo 5. E ci deve essere un'altra carica che, avendo un flusso esattamente uguale a 0, questo mi implica che la carica interna, a quale motivo? Alla superficie rosa, a S2, la carica interna a S2, deve essere uguale a 0. Quindi ci deve essere un'altra carica oltre a quella che ho messo io e deve essere esattamente uguale a meno 5 microcoulomb. Esattamente, perché il flusso è 0. E dov'è questa carica? Allora, la carica che è meno 5 microcoulomb appare sulla superficie interna. Come la posso disegnare? La disegno come tanti segni meno, ok? Magari la densità, e lo sto tirando un po' liberamente, forse è più la densità della carica negativa, magari è più alta vicino ai punti, però questa carica negativa ci deve essere, ed è una carica che è indotta. Si dice che questa carica negativa che appare sulla superficie interna di questa caverna, questa carica è indotta dalla presenza di questa. E la quantità di carica blu è esattamente uguale alla carica positiva. È questo che mi sta dicendo questo. Cioè, il fatto che il campo elettrico sulla superficie del salmone è zero mi sta dicendo che è apparsa, per la presenza di quello che ho messo io, è apparsa sulla superficie interna
di questa caverna, sulle pareti della caverna, è apparsa una carica negativa, e quella è una carica che si dice che è indotta dalla presenza di questa. D'accordo? Va bene? Ma cosa vuol dire? Fermi tutti. Allora, scusa, se il flusso attraverso la superficie blu è 1 su epsilon 0, d'accordo, più 5 microcoulomb, evidentemente c'è un'altra carica che appare, perché se io chiedo qual è la carica interna a quella blu e qualcuno vi convince che oltre a questa ci deve essere anche quella blu, questa, i segni blu di meno 5 microcoulomb, uno direbbe c'è qualcosa che non torna, no? Perché se queste fossero le uniche cariche, 5 meno 5 fa 0, eppure dovrebbe essere più 5. La conclusione è che c'è un'altra carica che appare, e c'è una carica, come lo disegno, lo facciamo in viola, di cariche positive qua. Lo sto disegnando equidistanti solo liberamente, non ha nessuna pretesa di essere la distribuzione di quelle cariche viole sulla superficie esterna, non sarà necessariamente uniforme. Se questo pezzo di rame con la caverna fossero delle sfere, cioè se io avessi una cosa del genere, questa è la sfera esterna, questa è la caverna, e la carica viola fosse stata messa proprio al centro, allora le distribuzioni di cariche sarebbero state uniformi. Quindi qua avete la carica positiva che mettete voi, qua avete delle cariche negative distribuite in maniera uniforme, e qua fuori avete delle cariche positive distribuite in maniera uniforme. Cioè la distribuzione uniforme sarebbe vera se la caverna fosse una sfera concentrica con la superficie esterna del rame e il pezzo e la carica fosse messa proprio al centro. Invece se lo metto e la forma sono strane, la distribuzione non sarà. Però qual è la morale? Che c'è la carica che ci ho messo io, 5 microcoulomb. C'è una carica negativa di meno 5 microcoulomb indotta sulla superficie interna, sulla superficie della caverna, e c'è una carica più 5 microcoulomb indotta sulla superficie esterna del rame. E questo torna con... questa è la conclusione logica, e anche sperimentale, se uno va a verificare, è la conclusione logica della legge di Gauss. Solo così, quando vado a fare il calcolo del flusso attraverso la superficie blu, trovo 5, perché ho internamente ho più 5, meno 5, più 5, che mi dà, per l'appunto, più 5. Pensare che ci sia solo questo vi fa arrivare a una conclusione sbagliata, perché il flusso attraverso la superficie rosa vi darebbe 0, che è impossibile. Cioè non torna, non è consistente asserire che ci sia solo questo. Una volta che ammettete, d'accordo, non c'è solo questo, c'è anche questo, allora è inconsistente pensare che ci sia solo questa carica indotta. Ci deve essere anche quella, perché solo così il conto torna. D'accordo? Quindi questa induce questa e questa induce questa. La variazione su questo è, lascio a voi pensarci, se avete capito questo, se credete, chiedetevi questo. Questo è, di nuovo, la stessa caverna, se volete, lì veramente voglio stare qua a fare esattamente questa cosa. Qua mettete di nuovo 5, quindi qua dentro c'è un 5 microcoulomb. Poi voi, di nuovo, questo è il rame, così è chiaro dal disegno. Però è il rame. Poi qualcuno mette sul rame, quindi c'è una carica nuda qua. Poi qualcuno mette sul rame, lo faccio così, con una freccia, che so, a meno 3 microcoulomb. Mette sul rame. Poi quel meno 3 microcoulomb si distribuiranno, interagiranno con le cariche libere del rame, e
voglio sapere quale sono la carica complessiva indotta su questa superficie e su questa. Non pensate che la soluzione, che la carica distribuita sulla superficie esterna sia meno 3 microcoulomb, non è la risposta giusta. Usate la testa. Quindi voi mettete 3, meno 3, poi loro si muoveranno. La domanda è qual è la carica complessiva, la carica totale sulla superficie della caverna? Caverna, questa è una domanda. E l'altra è la carica totale sulla superficie esterna. Meditate, d'accordo? Pensateci. Va bene, andiamo avanti. Va bene. Ok, immaginate che avete caricato sto benedetto condensatore, quindi questo è un certo numero di ohm, questo è un certo numero di farad, questo è un certo numero di henry. Le resistenze possono, non so, essere molto basse, frazioni di ohm, 50 ohm, 100 ohm, kilo ohm, mega ohm. Le capacità possono essere un micro farad e una capacità molto grande. Qual è di nuovo la capacità di una sfera di 10 cm qual è la capacità di una sfera isolata di rame? Sono picco farad, quindi micro farad è una cosa gigantesca. Quindi i valori tipici possono essere picco farad. Nella microelettronica stiamo arrivando in frazione di nano farad, a frazione di picco farad. Quindi un nano farad e micro farad è spaventosamente grande. Un nano farad è un valore che si può trovare, la microelettronica è sceso sotto il picco farad. Qua cosa sarà? Millihenry, un solenoide. Se poi ci infilate dentro un pezzo di ferro dolce, magari centinaia di millihenry. Quindi un henry è una induttanza molto grande. Quindi cos'è la legge di Ohm? La legge di Ohm l'abbiamo scritta come IR con la forza elettromotrice, ma ci sono con questo circuito, che è un circuito LCR in serie. Questo è un circuito L, se fossi giapponese sarebbe un problema, questo è LCR in serie. Questa forza elettromotrice è, per l'appunto, scriviamo, che so, questo qui è meno Q diviso C meno L, la derivata di I, qua il tempo, va bene, d'accordo? Allora, come vi dicevo l'altro giorno, nella
teorema di Poynting c'è questo pezzo, vi ricordate? E questo pezzo qui, la dimensione di questo, era una potenza. Quindi questo nel sistema internazionale sono watt, d'accordo? Invece questa cosa qua nel sistema internazionale, questi sono watt al metro cubo. Allora, vi avevo detto che questa cosa qua, se per esempio avete una situazione dove che so, il campo elettrico è puramente nella direzione X, come anche J, e se la J, questa JX, dipende non da X ma solo da Y e Z, non dipende da X, dipende solo da Y e Z, questa cosa qua può essere scritta così, come questo qua rappresenta la corrente, quindi dovete immaginare una situazione di questo tipo. Avevo fatto questo schizzo l'altro giorno. Qui avete portatori di carica che si stanno muovendo in questa direzione, vedete che la J dipende, è solo nella direzione X, okay. Il campo elettrico va solo in questa direzione, e quindi questa qua state integrando, se volete, questo è un DY DZ, state integrando in Y e Z, quindi questo diventa, se volete, la sezione del filo. Quindi questo è, per esempio, eccola qua, questa è la sezione del filo S, sezione S del filo, state integrando in Y e Z, quindi state integrando nel piano Y e Z, e quindi vedete che questo qui essenzialmente è uguale a I per V. Quindi questo termine del teorema di Poynting vi dà la familiare potenza che è sviluppata, è la potenza che deve sviluppare il campo elettrico per forzare una densità di corrente attraverso un pezzo di materia. Quindi questa è la corrente che sta fluendo perché c'è un campo elettrico. Quindi il campo elettrico sta sviluppando un certo numero di watt, già dal secondo, quanto è? È I per V. Quindi questa è una delle formule più importanti che uno trova, e riconosce quindi questo pezzo del teorema di Poynting una formula che alcuni di voi hanno già visto nelle scuole tecniche o nei licei, o specialmente chi ha fatto un po' di elettronica, che la potenza è I per V. Quindi questo è I per V, d'accordo? Questa è V. Mettiamoci anche la batteria, va? Quindi sarebbe quindi questa è la forza motrice generalizzata, quella chimica che viene dalla batteria, quella che viene dalla legge di Faraday-Lenz, quella che viene dal fatto che caricare il condensatore è difficile, e questo è uguale di per R. Questa è la forza motrice, questa è questo signore. Quindi adesso moltiplico per I. Cos'è I? Ok? Quindi moltiplico tutto così, faccio due passaggi prima, va? Questo è così, per I meno
L I quadro. Cioè ho moltiplicato questa equazione per I. D'accordo? Allora, giochiamo un po' questa formula. I lo scrivo così. Poi ciò notate in primo luogo che questo è sempre positivo. Guardate questo pezzo qua prima. Io posso portare questo L, questa I sotto la derivata di I e quindi questo pezzo mi faccio qua, quindi questo L I derivata di I rispetto al tempo io la scrivo così. Bene? Verificate ritroso, la derivata di questo rispetto al tempo, questo 2 verrà giù e ammazza questo, e ho L per I per la derivata di rispetto al tempo. Analogamente questo pezzo cosa farò? Passaggio matematico del tutto equivalente. Questa qua la posso anche descrivere in questo modo, permettetemi di prendere questo qua, perché così scrivo, sono due modi, lo riscrivo tale quale. C'è un altro modo di scriverlo, che viene dalla definizione della capacità. La capacità cos'è? È Q fratto V. Quindi questo può essere scritto anche così. Che è la forma che a me piace. Potete dovete imparare tutte e due. Ah, questa o questa. Questa a me piace perché ha lo stesso aspetto di questo. Vedete? C'è un mezzo, d'accordo? Invece di L c'ho C, invece di I quadro c'ho V quadro. Invece questa è una formula che a prima vista si può scrivere. Quindi cosa abbiamo appena fatto? Allora, io voglio concentrarmi sul caso in cui non c'è la batteria. Ho voluto farlo solo perché così è un ripasso. Ok? Quindi questo diventa... perché questo segno meno lo porto di là, se volete. Possiamo anche farlo.
questa come viene interpretata? Questa è la potenza erogata dalla batteria. La potenza erogata dalla batteria deve, deve fare due compiti. Deve andare in questo pezzo e deve andare in questo pezzo. Immaginiamo che la batteria non ci sia, quindi abbiamo solo questo. Questo mi sta dicendo che se sempre guarda zero, quindi quando chiudo il interruttore, cosa succede? Se volete tenere il segno meno, se questo fatto, alcuni di voi non sanno ragionare molto bene con formule di questo tipo, non so, formule di questo tipo è una banalità, no? Che A è uguale a meno B. Rivisco un po' quello che ho fatto, lo scrivo così, così magari riuscite a capirmi meglio. Guardate qua. Facciamo, dove conviene mettere il segno meno? Facciamolo qua. Questo è sempre positivo, quindi questo è sempre negativo. Cosa concludete? E questa roba qua diminuisce nel tempo. Ok? La roba che era chiusa dentro le parentesi non è costante. Diminuisce nel tempo. Perché diminuisce nel tempo? Perché questo pezzo di qua è sempre negativo. Questo è sempre positivo, quindi questo è negativo. Questa roba diminuisce sempre. Non diminuirebbe se la R fosse 0. Se non ci fosse questo, quella roba in mezzo alla parentesi non diminuirebbe, sarebbe una costante. Questo dovrebbe ricordarvi qualcosa. Qual era questo signore qua? Questo era assimilabile, era un comportamento dissipativo. Dissipa cosa? Dissipa energia. Questi qua sono watt. Sono watt. Questa roba qua è una energia. La derivata dell'energia rispetto al tempo sono watt, quindi questa roba qua è energia. Lo riscrivo, lo alzo. Sti gessi proprio fanno schifo. Thank you.
Cioè queste semplici considerazioni che alcuni di voi hanno visto anni fa è il teorema di Poynting. Questo qua questa roba qua rappresenta l'energia immagazzinata nell'esistenza del campo elettrico. Per il fatto che il campo elettrico esista comporta una energia, qualcuno ha speso dell'energia per creare quel campo elettrico, e il campo elettrico in quanto esiste contiene l'energia che potrebbe essere restituita, basta scaricare il condensatore. Per il fatto che il campo magnetico esista, c'è dell'energia associata al campo magnetico. Questa è l'energia immagazzinata nel campo magnetico. Questa energia qualcuno ha dovuto fornirlo per creare quel campo magnetico, però quel campo magnetico è come una specie di molla che, essendo compressa, è un'energia di esistenza confrontabile all'energia di posizione della molla. Questa è un'energia di esistenza confrontabile all'energia di una molla. Sono pronte per essere restituite. Un campo magnetico può essere utile per creare dell'energia. Ahimè, questo mi sta dicendo che questa energia e questa energia, la loro derivata rispetto al tempo, sarebbe zero se non ci fosse questo signore qua. Ma perché c'è questo signore? La derivata di questa roba non è zero, è negativa. Quindi l'energia complessiva che c'è nel campo elettrico e nel campo magnetico non è costante, ma sta diminuendo nel tempo. Perché la resistenza sta dissipando energia. D'accordo? Vorrei un po' convincervi su questo fatto, con dei numeri, con dei calcoletti, che dovete... Tutta questa roba è sul PowerPoint, la vita è troppo breve per farvi, non abbiamo abbastanza ore per farvi tutto, il materiale non a caso c'è sul PowerPoint, perché uno se lo guarda, scende nei dettagli che ritiene utile per affrontare un orale e viene preparato. Mi chiedo chissà che. Però vorrei, per esempio, pensiamo a un condensatore a facce parallele, eccola qua. Ok, una certa distanza D, una certa area A, individuate un certo volume, ok? E immaginate che qua dentro non ci sia niente, è vuoto il condensatore, sono due piastre parallele di area A separate D. Immaginate che prendete una carica Q e la depositate sulla piastra superiore e una carica meno Q sulla piastra inferiore, cioè sono per l'appunto due piastre, c'è induzione elettrostatica completa, carica più Q su una, carica meno Q sull'altra. Immaginate sempre nell'ipotesi che la carica si distribuisca in maniera uniforme. Questa è un'approssimazione, piastre non infinitamente grandi, ma di dimensioni fisiche, la carica, anche se sono di rame, non verrà a distribuirsi uniformemente, tenderà a mettersi sui bordi. E voglio che voi pensiate questo. Immaginate un pezzo di una linea, un pezzo di rame, un bastone di rame. Pensate un bastone di rame. E supponete, io adesso disegnerò, che so, 5 cariche. Perché questa non è distribuita uniformemente? Quindi una qua, una qua, una qua e una qua. Perché le cariche non si distribuiranno in maniera uniforme? Pensateci. Questa carica, per esempio, ha una molto vicina, ha una vicina, ma anche questi due che questo non ha. Quindi questa carica qua, se queste sono tutte positive, positivo, 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 questa non è una configurazione stabile. Perché questo, se è di rame, se questi portatori di carica sono liberi di muoversi, vi sto chiedendo, questa è una distribuzione statica, stabile? Perché no? Perché questo signore sente una forza verso sinistra maggiore per il fatto che lui a destra ha questo, questo e questo. Quindi questa carica verrà spinta di là più di quanto è spinta di là. Cioè lui risente di due forze, risente dalla forza di pulsione di quella sinistra
e della somma vettoriale delle forze di repulsione delle cariche a destra, quindi ci sarà una maggiore forza verso sinistra. Questa carica non è in equilibrio. Analogamente questa è, sente una forza di repulsione verso sinistra perché c'è lui, ma sente una forza di repulsione verso destra che è la risultante della repulsione di questi tre. Quindi questa carica ha una forza netta in quella direzione e non starà ferma. Quindi la distribuzione uniforme non è per un bastone la distribuzione di equilibrio, la distribuzione elettrostatica. È più plausibile che sia una cosa del genere. Chiaramente avete queste cariche qua perché non posso andare sulla parte. Forse questa al centro perché lui ha una risultante zero. E questa qua sarà più vicina. Perché lui è spinto di là con una forza maggiore, quindi lui la posizione di equilibrio è che sia più vicina a questa, in modo che la forza forte di repulsione verso destra sia bilanciata dalla forza di repulsione verso sinistra. Quindi questa è la distribuzione di equilibrio. Vedete che ci sono più cariche verso gli estremi. Quindi se prendete una piastra di dimensioni fisiche e un'altra piastra uguale, ci mettete sotto la carica, le cariche tenderanno a mettersi sui bordi e non uniformi. Quindi quello che sto facendo è un'approssimazione. Immaginiamo quindi che la piastra sia molto grande e possiamo immaginare, è una ipotesi di semplificazione, che la carica si distribuisca in maniera uniforme. Non è vero! Ma facciamo l'ipotesi che lo faccia. D'accordo? Quindi qual è la densità di carica qua? La densità di carica, supponiamo che sia quella uniforme, sarà Q diviso A. D'accordo? Qual è il campo elettrico qua dentro? Il campo elettrico, appunto, è questa qua di approssimazione, che è cos'è? Era sigma diviso epsilon 0, giusto? Abbiamo fatto questo. Quindi calcoliamo questo pezzo. Io voglio che calcoliate il pezzo in blu. Quant'è l'integrale di un mezzo epsilon 0 e il campo elettrico al quadrato nel volume? Facciamo il conto, no? Quindi dobbiamo calcolare un mezzo epsilon 0 il campo elettrico. Questo è uguale a un mezzo epsilon 0 per sigma. Ok? Quindi questo è uguale a un mezzo epsilon 0 ok? E questo è per l'appunto sigma e questo valore qua. Quindi questo è, aiutatemi a non sbagliare, quindi ho Q quadro diviso A quadro, giusto? 1 su epsilon 0. Per il momento controllate mentre cancello che non abbia fatto errori. Stamattina i miei occhi non funzionano molto bene. Siamo d'accordo? Ok? Fatto giusto? Adesso calcoliamo. Il volume, qual è il volume? Questa qua. Io sto calcolando questo, ragazzi, ok? Quindi io ho fatto questo. Il campo elettrico è uniforme, quindi valore qua uguale valore qua uguale valore qua uguale valore qua uguale valore qua. Quindi questo può uscire dall'integrale, quindi sto un mezzo epsilon 0 l'integrale del campo elettrico al quadrato moltiplicato per il volume. E qual è il volume? Il volume è A per D, questo è il volume. Il volume dello spazio dove c'è il campo elettrico. Il campo elettrico è tra le due piastre. Nell'ipotesi semplificatoria, quindi dovete ricordare che stiamo facendo questa ipotesi qua, che il campo elettrico è racchiuso dal volume, quindi questo è il vostro volume. Ovviamente questa è un'approssimazione, perché in realtà la realtà è questa, che il campo elettrico in realtà fuoriesce dal volume, ok?
Questa è la realtà. Quindi questa è un'approssimazione. Ok? Stiamo facendo un conto approssimativo. Quindi questo è il conto approssimativo che è uniforme e non fuoriesce, vediamo. Dovete essere consapevoli di queste approssimazioni. Non è in realtà uniforme, è fuoriesce. Per piastre vere, per piastre ideali, stiamo immaginando che siano il campo elettrico è uniforme, bla bla bla. Quindi questo diventa il campo elettrico uniforme, il valore che è comune a tutti i punti all'interno del volume. E mettiamo i pezzi assieme, no? Quindi abbiamo questo. Questo è l'approssimazione, quindi il valore all'interno del condensatore ideale. E quindi mettiamo, io non vedo niente stamattina, vediamo chi sono andati. Quindi Q quadro A quadro 1 su epsilon 0 che moltiplica A per B. Quindi questo A ammazza quello e mi rimane un mezzo Q quadro diviso A epsilon A di qua su, e questo è uguale a un mezzo Q quadro diviso C, perché C è uguale a epsilon 0 A diviso D, d'accordo? D'accordo? Con conti simili, voi per esempio se prendete un... voglio che vi convinciate, del PowerPoint c'è un esempio, non ho voglia di farlo perché il tempo è troppo breve, troppo poco tempo. Voglio che vi convinciate guardando il PowerPoint che questa cosa qua è uguale a un mezzo L i quadro, d'accordo? Per, non so, un cavo coassiale, un solenoide, un toroide, non mi ricordo quale esempio ho riportato nel PowerPoint, convincetevi con un conto analogo. Domanda per esempio, pensate a un cavo coassiale, convincetevi che il cavo coassiale avrà una certa lunghezza. Un cavo coassiale rettilineo, matematicamente è infinito rettilineo, poi qualsiasi cavo coassiale reale ovviamente se fa parte di un circuito deve chiudersi su se stesso. Convincetevi che la capacità, cos'è la capacità? La capacità per definizione è la carica, dovete immaginare che su questo ci sia una carica Q per unità di lunghezza, quindi sia carica Q, la carica come potrei indicarlo? Prendete un tranche, ecco qua, facciamo così. Questo è un pezzo di cavo lungo, non L, per carità. Prendete un pezzo di cavo coassiale, d'accordo? E io vi chiedo qual è la capacità per unità di lunghezza. Magari la scrivo col cappello, perché non è la capacità del cavo, è la capacità di un metro di cavo o la capacità di 10 cm. Prendete un pezzo di cavo lungo L, qual è la capacità di questo cavo? Qual è la capacità di questo tratto? Quindi la capacità di questo tratto L. E fate che, non so, sia sarà questo. Sto un momento di coglionimento. Ho fatto
ricordo. Eccolo qua, credo che sia questo il problema. Allora, se questo cavo interno ha diametro a raggio A e questo esterno a raggio B, quindi faccio il disegno meglio, questo è il cavo coassiale visto in sezione, questo è l'anima interna che ha diametro A, va bene? O raggio A. Questo ha raggio B, va bene? Raggio A e raggio B. A è quello interno, B è quello esterno. Allora, la capacità sarà 2 pi greco epsilon 0 diviso il logaritmo naturale di pi diviso a per la lunghezza L, ok? Anzi, chiamiamo questo capacità e basta. Questa qua la chiamiamo C cappello. Scusate se ho cambiato idea, ma è meglio così. La capacità è la capacità, questo è un pezzo di cavo, e qual è la capacità? C. C è uguale a cosa? È uguale a 2 pi greco epsilon 0 diviso il logaritmo di pi diviso a moltiplicato per la lunghezza del questo benedetto cavo. Quindi questo pezzo qui la chiamo la capacità per unità di lunghezza, la capacità al metro, quindi sarà farad al metro. Questa è la capacità per unità di lunghezza. Shh, silenzio. Ok? Quella è la capacità unitaria. Convincetevi di questo, come si fa a calcolarlo? Prendete un filo e un cavo coassiale fatto così, mettete sopra una carica Q e una carica meno Q qua. Qual è la differenza di potenziale? Quindi dovete calcolare la capacità è uguale alla carica diviso differenza di potenziale. Quindi per verificare questa formula qua dovete calcolare la differenza di potenziale che c'è tra un punto qui e un punto qui. Chiamate questo il punto B e questo il punto A. Qual è la differenza di potenziale? Il campo elettrico di una... Se io ho una... Visto così, se io ho una carica positiva su questa, una carica negativa qua, qual è il campo elettrico all'interno? Il campo elettrico esterno è zero, quindi se voi fate il grafico del campo elettrico in funzione della distanza dal centro, se questo è il diametro A e questo è il diametro B, il campo elettrico è zero all'interno del rame, ha un certo valore, e come muore qua? Come muore fino ad arrivare a zero? Perché è zero esternamente? Questo è il campo elettrico in funzione della distanza. Perché il campo elettrico è così? Fate la latina di Gauss. Fate la latina di Gauss. So che sto correndo, ma voglio rifarlo, quindi. Questo è un filo con carica distribuito uniformemente. Mettete la latina di Gauss così. Vi ricordate? L'abbiamo fatto questo. Questa è la latina di Gauss. Questa è la superficie matematica. E convincetevi che il campo elettrico dipende dalla distanza, come cos'è? Era lambda, dove lambda era la densità di carica per unità di lunghezza, diviso 2 pi greco epsilon 0 r. Vi ricordate? L'abbiamo ricavato questo. Sì? Allora il campo elettrico è così. Allora immaginate, quindi a questo punto il campo elettrico va come 1 su r. Va come 1 su r. Quindi calcolate la differenza di potenziale. Posso fare tutto per voi. Questo è la sezione, questo è il filo. Qua dentro il campo elettrico va 1 su R. Perché fuori il campo elettrico è 0? Perché fuori il campo elettrico è 0? Fuori è 0. Legge di Gauss, prendete una latina che contenga anche la parte esterna del cavo coassiale. Questo è una carica lambda al metro quadro, questa è una carica meno lambda al metro quadro. Ok? Questa qua fuori. Quindi prendete una latina di Coca-Cola che racchiuda tutte e due e convincetevi qual è il flusso del campo elettrico attraverso la superficie di Gauss che contenga sia la carica interna che la carica in questo cilindro esterno. Quanta carica racchiude?
0, perché la carica qua è uguale alla carica qua. Quindi il campo elettrico qua fuori è 0, il campo elettrico tra un filo e un suo cavo coassiale, quello interno che contiene lambda e quello esterno che contiene meno lambda, il campo elettrico fuori è 0, dentro ovviamente nel filo interno è 0 perché è di metallo, il campo elettrico è solo nell'intercapedine, solo nell'intercapedine, e dentro l'intercapedine va 1 su R. Quindi calcolate la differenza di potenziale tra la superficie interna e quella esterna, calcolandolo sull'intercapedine. E cosa viene fuori? Quando calcolerete questo e fate Q diviso quello, ottenete il valore di C e sarà questo. Prendo ancora un minuto per chiedervi di verificare questa formula. Questo è il cavo coassiale. Immaginate che su questo filo interno la corrente vada così e sul filo esterno la corrente sia uguale ma in senso opposto. Quindi questa è la corrente di andata e la corrente di ritorno è sulla parte esterna. Com'è il campo magnetico? Com'è? Se il filo qua, se la corrente, la densità di corrente è lineare, no? Se la densità di corrente è uniforme, se J è uniforme, abbiamo già visto questo esercizio, che fino al diametro, alla distanza A, il campo magnetico cresce linearmente, poi muore 1 su R fino alla distanza B e poi è 0 il campo magnetico. Perché è 0 il campo magnetico? Qua è 1 su R e poi è 0. Qua va su linearmente se c'è una densità di corrente. Perché è 0 fuori? Legge di Ampère, no? Facciamo il caso che la J non sia uniforme e la J corra sulla superficie. Quindi J sulla superficie. In quel caso non sarebbe così, ma sarebbe così. Non è lo stesso grafico di quello del campo elettrico? Quindi dovete immaginare un filo di andata dove la corrente per esempio corra solo sulla superficie esterna, poi la corrente del ritorno, il campo magnetico c'è solo nell'intercapedine, vi pare? Quindi facciamo questo semplice caso, J sulla superficie. Se la storia della superficie non vi piace, pensate a un filo che in realtà sia cavo, quindi come un tubo di rame, e c'è un tubo di rame più grande coassiale, quindi la corrente di andata va su quello e la corrente di ritorno su quello, quindi il campo magnetico è solo nell'intercapedine, d'accordo? Calcolate il coefficiente di autoinduzione per unità di lunghezza di questo cavo coassiale. Oh, come si fa? Se la corrente sta entrando, allora le linee di campo magnetico sono dei cerchi, non vi pare? Sono dei cerchi. Il campo magnetico in questo punto è un valore così, e in questo punto che è un po' più distante il campo elettrico è più basso e l'intensità, il modulo del campo elettrico sta andando 1 su R. Come si fa a calcolare il coefficiente di autoinduzione? Si calcola l'autoflusso. Attraverso quale superficie? Pensate a questa. Eccola qua. Una superficie che è così, vediamola, eccola qua, questo disegno va bene. Questo è un piano, eccola qua. Quindi il campo magnetico sta qua a un valore, qua a un valore, qua a un valore, qua a un valore, sta andando uno su. Calcolate il flusso attraverso quella superficie rosa. E dovresti ottenere che il coefficiente di induzione di un cavo lungo L è uguale, vediamo se mi ricordo questo, è mu0 non diviso 4 pi greco ma diviso 2 pi greco
logaritmo naturale di B diviso A. Ovviamente per L. Quindi chiamiamo questo il coefficiente di autoriduzione per unità di lunghezza, quindi questo sarà un certo numero di Henry su metro, e questo è uguale a mu0 diviso 2pi greco logaritmo naturale di B diviso A. Quindi questo è il coefficiente di autoriduzione per unità di lunghezza, vedete che c'è mu0, Henry su metro. E questa è la capacità per unità di lunghezza, vedete che c'è Henry su Farad su metro. Quando moltiplicate per un certo numero di metri avete Farad, quando moltiplicate questo per un certo numero di metri avete Henry. Quindi ci vediamo alle due.